Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. L'uomo ha appena messo piede sulla Luna e anche la Terra non è più la stessa. Un impulso alla rottura degli schemi pervade gli anni 70. La trasgressione si manifesta in forme anche estreme nella società. Ma l'eco lunare dà slancio alla creatività, soprattutto nell'alta tecnologia, dalla televisione a colori al primo cellulare. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti nascono quelli che diventeranno i giganti dell'high-tech. Irrompono sul mercato personal computer, floppy disk e videogiochi. Si gettano le basi di una rivoluzione tecnologica che diventa culturale. Segnali che bisogna saper cogliere e che entrano infatti nei radar di inverni della beffa. L'azienda accentua fortemente la propria vocazione tecnologica per continuare a modernizzare i derivati botanici. La qualità è ormai vincolata alla capacità di innovare e l'applicazione di nuovi strumenti tecnici consente di cavalcare il progresso. Phytocast. 100 anni di armonia tra scienza e natura. Questo è Phytocast. Viaggio sonoro alla scoperta delle piante medicinali attraverso la storia dell'azienda leader mondiale nella produzione dei loro derivati. Il racconto di 100 anni di eccellenza botanica. Inverni della Beffa è la prima azienda del settore a dotare i suoi laboratori di spettrometri di massa e macchine per risonanze magnetiche nucleari. Queste apparecchiature d'avanguardia, mai usate in fitoterapia, permettono agli scienziati di analizzare accuratamente le strutture degli estratti complessi delle piante, contribuendo così a vincere la vecchia diffidenza della farmacologia convenzionale nei loro confronti. Un esempio dei risultati ottenuti con l'utilizzo dell'alta tecnologia è la silimarina, antiossidante in grado di proteggere il fegato e favorire la rigenerazione delle cellule epatiche danneggiate. È estratta dal cardo mariano, robusta pianta dal fiore violaceo, diffusa in tutta Europa e usata sin dall'antichità per alleviare i disturbi epatici. Il suo nome è legato alla credenza che le macchie biancastre, caratteristiche delle sue foglie, recassero le tracce dell'allattamento di Gesù durante l'esodo di Maria in Egitto. Negli anni 70, grazie alle tecnologie analitiche, Inverni della Beffa è in grado di mappare accuratamente la presenza dei principi attivi nelle piante, come nel caso del cardo mariano, rivelando, grazie a studi e sperimentazioni, i meccanismi d'azione dei loro estratti. Perché conoscere le proprietà curative di una pianta per esperienza empirica è ben diverso che acquisire in modo analitico i principi che stanno alla base dei suoi effetti. È ciò che valorizza il prodotto, che conquista la fiducia di medici, farmacisti e del mercato internazionale. Sull'onda di questo successo, nel 1977 nasce Indena, la società dove sono concentrati investimenti e innovazione tecnologica per lo sviluppo dei derivati botanici, mentre il marchio associato, Inverni della Beffa, mantiene la produzione di farmaci finiti a base vegetale. Phytocast. 100 anni di armonia tra scienza e natura.